Nei giorni più critici dell'epidemia di Covid-19, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha accolto all'aeroporto di Malpensa una delegazione di 14 fra medici, infermieri ed esperti di sanità della regione cinese di Fujian, che per 5 giorni resteranno in Toscana per fare formazione al personale sanitario sulla gestione dell'emergenza Covid. La delegazione cinese ha portato anche in dono per la Toscana 10 ventilatori invasivi, 20 non invasivi, 20 monitor, 20.000 mascherine FFP2, 300.000 mascherine chirurgiche, 3.000 visiere, 3.000 tute di protezione. Presenti anche l'ambasciatore della Cina in Italia, il console generale della Cina a Firenze e il consigliere scientifico dell'ambasciata cinese. Che abbiamo bisogno di questi strumenti, di questo materiale, e quindi io sono particolarmente grato al dono che ci viene fatto dalla Repubblica Popolare Cinese. Abbiamo bisogno di ventilatori, abbiamo bisogno di mascherine, di respiratori. Questo materiale per noi è davvero importante. Il materiale è stato caricato su 9 furgoni di Estar e in serata è arrivato in Toscana. La delegazione cinese si confronterà con la Task Force regionale per l'emergenza Covid e in videoconferenza con i referenti e il personale delle aziende sanitarie.